Le giornate fai di primavera riscoprono sulla via della seta la florida industria delle filande di Villa San Giovanni, un appuntamento importante per la riscoperta del territorio, dice il sindaco Giusy Caminì. È un percorso che valorizza la storia, ma anche la storia economica della città di Villa San Giovanni. Le filande sono il cuore di quella che è stata la piccola Manchester, quando Villa aveva al suo interno un'economia florida ed era conosciuta in tutto il mondo per la produzione della seta, con piccole e grandi tracce ancora presenti nel territorio di questo comune. Dalla fine del Settecento al terremoto del 1908, Villa, Pezzo e Cannitello contano oltre 50 filande. Una produzione, un indotto che ne fanno un faro del territorio, oltre i propri confini, spiega Dina Porpiglia, capo delegazione del FAI di Reggio Calabria. Una storia di luoghi, una storia di paesaggio, una storia produttiva che ha coinvolto la cittadina di Villa San Giovanni per oltre un secolo e che merita di essere riscoperta e, perché no, valorizzata, conosciuta e narrata soprattutto, perché la valorizzazione passa anche attraverso la narrazione dei luoghi e la narrazione competente e appassionata. Un sapere che ha origini antiche nelle culture del Baco e che si tramanda di generazione in generazione, come confermano i vecchi documenti, dice Angela Puleio, direttrice dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria. Una storia che va sicuramente ricordata, che va studiata, perché solo così possiamo riappropriarci dell'amore verso la nostra terra. E in occasione appunto della riapertura di questi spazi così particolari che hanno rappresentato per decenni il motore dell'economia di questo territorio, noi possiamo, far conoscere alle nuove generazioni la storia locale del nostro territorio. Oggi restano i segni come quella fontana vecchia, simbolo della città in origine, fatta costruire proprio per portare acqua alla vicina filanda e cavare la seta, poi divenuta luogo pubblico. Un punto di partenza per valorizzare la bellezza del territorio, chiose il sindaco Giusy Caminiti. I filande rappresentano non soltanto quel passato a cui tutta la comunità è particolarmente legata, ma rappresentano quella testimonianza viva di un patrimonio che ancora può essere valorizzato. Molto si è perso, alcune filande ancora ci sono sul nostro territorio, e il percorso di tutti insieme, grazie al FAI per questo, sarà quello di renderle sempre più attrattive di memoria e di cultura.